Benvenuto, benvenuto a Lorenzo qui in Calabria, grazie per la tua presenza e grazie soprattutto per il sostegno, per la vicinanza che dai alla nostra classe dirigente. Intanto occasione scherziamo con Lorenzo che quando va in giro lo scambiano per un calabrese, a testimonianza insomma dell'affetto e della vicinanza con quale segue le vicende della nostra regione. E grazie soprattutto per l'autonomia che l'anno scorso da segretario regionale hai dato a questa classe dirigente per poter scegliere l'alleanza. Noi l'anno scorso potevamo andare da soli oppure potevamo scegliere come abbiamo scelto il presidente Scopellini. Io ritengo che questa scelta abbia testimoniato innanzitutto una straordinaria affermazione del nostro partito qui in Calabria, una costruzione di una classe dirigente coesa, unita e anche e soprattutto un buon governo per la nostra regione, perché se noi quest'anno abbiamo ottenuto anche una straordinaria affermazione alle elezioni amministrative, leggendo Mario Acchiuto, brillante sindaco qui in questa città, è frutto soprattutto di questo gioco di squadra che abbiamo costruito in regione, cercando di aggredire le grandi problematiche della Calabria, cominciando dalla sanità, cominciando dalla disoccupazione, proseguendo per il turismo e per l'agricoltura. Io voglio ringraziare l'opera straordinaria che i nostri assessori svolgono all'interno dei diversi dipartimenti per la qualità e soprattutto per quella sinergia tra Giunta e Consiglio che siamo riusciti ad ottenere. Abbiamo fatto tante cose, in Consiglio abbiamo fatto riforme importanti, riforme strutturali, abbiamo istituito per la prima volta nella storia dei 40 anni del regionalismo il question time, ossia la possibilità che tutti i consiglieri regionali possano rivolgere delle domande precise ai nostri assessori. Abbiamo azionato lo snellimento legislativo, abbiamo già abrogato 500 leggi inutili e lavoreremo per la costruzione di testi unici, perché questo è quello che vogliono i calabresi. Abbiamo lavorato solo sui costi della politica e per la prima volta la Calabria è arrivata per primo. Noi dalla prossima legislatura in Calabria non ci sarà più il vitalizio per i consiglieri regionali. Questo è il frutto di un lavoro di squadra, di un lavoro che abbiamo condiviso tutti insieme, perché ci siamo resi conto che questo che voleva la gente, soprattutto oggi dove c'è grande distacco tra le istituzioni e la politica e i cittadini. Noi vogliamo recuperare questo distacco per lavorare in sinergia insieme, per azionare tutte le riforme, perché sono tante e c'è bisogno di un lavoro di squadra. Questo penso che sia il messaggio che noi in maniera forte vogliamo dare alla nostra regione. E poi siamo una squadra unita, perché lavorare in sinergia, Giunta e Consiglio in Calabria non c'era mai stato, c'era grande divisione tra i due organismi, c'era grande conflittualità, questo non avviene più. I progetti della Giunta passano rapidamente e questo è essenziale per il buon governo della nostra regione. E naturalmente stiamo cercando di lavorare in maniera, per portare a termine quello che è il futuro della nostra regione. Nel 2008 abbiamo fatto una scelta lungimirante, però cioè non era semplice in quel momento decidere di correre da soli per difendere il nostro simbolo, la nostra storia, la nostra tradizione. L'abbiamo fatto e oggi siamo centrali nella politica nazionale, perché nessuno può prescindere dalla nostra azione e nessuno può prescindere da tutti. Pier Ferdinando Casini e Lorenzo Cesa oggi sono al centro della politica nazionale e tutti ci cercano. Questo vuol dire che quella scelta lungimirante è stata importante per il nostro futuro. E naturalmente questa coesione, ma l'abbiamo anche sancita oggi, poi il segretario regionale lo dirà, partiranno in Calabria anche i congressi provinciali e regionali a testimonianza che c'è una classe dirigente coesa unita e che vuole guardare con ottimismo al futuro e costruire sempre di più questa nostra crescita. E questo è essenziale se vogliamo bene a questa nostra terra. Anche la manifestazione di Cosenza, voglio aggiungere, è stata una grande dimostrazione di contatto tra le istituzioni e i cittadini. Spesso la politica era abituata a chiudersi nel palazzo, a gestire e governare. Non è più così. Siamo scesi in piazza, abbiamo incontrato la gente, abbiamo avuto
una grande testimonianza proprio qui da questa città di Cosenza, ha testimonianza che è la strada giusta, c'è bisogno di questo dialogo, c'è bisogno di lavorare insieme ai cittadini calabresi e dobbiamo continuare su questa strada. Non mi dilungo oltre e ricordo proprio quello che diceva anche Mario Chiudo prima del suo intervento, la visita straordinaria, l'evento che abbiamo avuto ieri del Santo Padre alla Mezza Terme e le sue parole. Io vi invito a leggere l'omelia, che peraltro pubblicata anche oggi su qualche quotidiano, delle parole che il Santo Padre ha detto, semplici, efficaci, che hanno toccato il cuore dei calabresi. E l'auspicio è che da lì ci sia un punto di svolta, un punto di cambiamento, un punto realmente di partenza per il futuro di questa regione. Santo Padre diceva, ho voluto segnare delle frasi molto belle, penso che noi calabresi che conosciamo la nostra terra ci possiamo rendere conto che il problema sta proprio lì. Lui diceva, è una terra sismica, non solo dal punto di vista geologico, ma dal punto di vista strutturale, comportamentale e sociale. Una terra dove la sensazione è di essere sempre in emergenza. E poi chiude dicendo, non cedete mai alla tentazione del pessimismo e del ripiegamento su voi stessi. Io penso che con queste parole abbia centrato il problema della Calabria. Noi dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo guardare con positività al futuro, perché il futuro dipende da noi. Grazie. Grazie, grazie alla presidente Cecilia Morano.